No. Ecco la nostra Jeep per il nostro safari allo Tsavo Est. Jessica qui, cosa dice Jessica? Ti senti in colpa perché non hai preso il cappellino, eh? Ma secondo me prima che andiamo via... Riesci a prenderlo? Cioè, riesci a convincerti? 400. Abbiamo 400. Oh, dietro però ce li ho. Dietro? Io ne ho 200 in tasca e basta. Guardate, da African style. Allora si vede il sangue subito. Fai ciao il coccodrillo. Ma che attacco adesso? Vado solo. Si può fare anche le video, no? Andiamo subito. Sì. Io dicevo, ecco la luna. Andiamo a mostrare. E voi? Oddio. Facciamo niente. Bella. Guarda. No, sta prendendo. Non va bene. E io? Questo gigante. Avvicina un pochino, guarda. Okay. Ogni stanza c'ha la propria terrazzina, la propria piscinetta e il terrazzino verso il fiume, quindi se si ha un po' di fortuna si vedono anche gli animali venire a bere sotto la finestra nostra. Speriamo bene. Ecco qui il nostro lodge, la nostra leonessa. Il lodge tendato. Andiamo a vedere cosa c'è fuori. E voilà! La nostra mini piscina che si affaccia al fiume. A me non lo dà mica, perché deve vedere lei da sola l'ippopotamo. Comunque stanno andando via. Ah, elefanti. Aspetta che guarda che tanti elefanti. Lasciamola qua, noi andiamo. Così vedete anche da distante il lodge, che non è il nostro. Però cazzo, cioè, guardate che roba. Siamo in mezzo al nulla e c'è questa cosa qui che è fighissima, cioè fighissima, non si vede un cavolo perché è troppo grande per starci dentro l'immagine, vero Jessica? Guardate che bella che è Jessica con le treccine da... La mattina del secondo giorno di safari, sono le 6. Alle 5 siamo svegli più o meno. Non guardiamo se succede. Da un passare, guarda si gratta. Ma hai visto il cederino? Non so cosa.
Non ci credo.